Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, ben ritrovati, come state? Dai che inizia il weekend, dai che adesso con un po' di caldino si può iniziare anche andare a fare un giretto al mare. E io dalla prossima settimana sono in ferie, quindi sono proprio bello contento. Poi ovviamente avremo tutti i contenuti di giornata, avremo sicuramente degli incontri, però con un po' di calma, perché ovviamente non registrerò da casa. Andrò a Pantelleria, quindi se c'è qualcuno che sarà a Pantelleria dal 24 giugno al 1 luglio ci vediamo lì. Sono molto contento di questo, anche perché poi quando torno a Pantelleria dopo una settimana vado a ritirare, vado a prendere il cane che abbiamo adottato, il nuovo cagnone che sarà qua insieme a Ragù a farci compagnia durante le dirette dell'anno prossimo, quindi si stanno incastrando tanti tanti tassellini, sono molto contento di questo. Piccola introduzione puramente personale. Parliamo di alcuni argomenti. Intanto ieri è stato ufficializzato l'allenatore del Napoli, che a noi interessa relativamente, ci interessa per un semplice fatto: se davvero Giuntoli arriverà alla Juve in questa stagione. Ormai io inizio a perdere un po' le speranze, viste le tempistiche, però se davvero accadrà questa roba, dato che comunque tutte le indiscrezioni giornalistiche danno questo accordo per fatto, si potrà fare ora che è stato trovato un nuovo allenatore per il Napoli, quindi Giuntoli dovrebbe aver concluso il suo lavoro lì. Ripeto, tutti dicono che la sensazione è che Giuntoli possa lasciare Napoli, però siamo al 16 giugno e per il momento la Juve sta lavorando manna, nonostante i contatti, nonostante le proposte che ci sono state tra Giuntoli e Juventus. Ad oggi Giuntoli è ancora a Napoli, vediamo che cosa succederà. Un piccolo commento anche al nome di Rudy Garcia, che è bizzarro, diciamo così. Ho visto tra l'altro tanti tifosi napoletani non felicissimi di questo nome, perché si aspettavano qualcosa di più dopo aver atteso tutto questo tempo, soprattutto da campione d'Italia in carica. Io dico una cosa, anch'io non lo considero un nome big, tra l'altro fa ridere perché comunque Rudy Garcia qualche settimana fa, qualche mese fa, allenava Cristiano Ronaldo in Arabia, e dato che si era parlato di Arabia, di Allegri, del fatto che un allenatore che andava ad allenare in quei campionati lì poi magari era più difficile che ritornasse un nome, bla bla bla, invece questo è accaduto. Io anche l'anno scorso ero dubbioso su tante operazioni del Napoli, poi invece alla fine si sono rivelate non giuste di più, hanno fatto veramente un capolavoro, e credo che questa cosa si possa intrecciare perfettamente con un discorso che ho sempre portato avanti, perché mi hanno sempre detto che la Juve comunque nell'arco dei 7, dei 9, scusate, dei 9 scudetti avesse sempre vinto contro nessuno. Io penso anche banalmente al ciclo di Allegri, no? Perché vabbè, primo anno si vince contro il Milan di Allegri, ed era un signor Milan e non eravamo assolutamente i favoriti, infatti credo che sia stato forse lo scudetto più bello proprio per quel motivo lì, nessuno se lo aspettava. Gli altri 2 anni invece di Conte sì, sono stati diversi, perché poi la Juventus si è confermata una grande squadra e dall'altra parte c'erano un po' meno squadre di livello, però poi negli anni di Allegri, ragazzi, il Napoli di Sarri fa 91 punti, cioè per darvi un'idea, il Napoli di quest'anno di Spalletti ne ha fatti 90, ha vinto lo scudetto e viene portato giustamente altissimo. Napoli Sarri fece 91 punti arrivando secondo, tanta 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 roba, ragazzi. Io non so perché quel Napoli non venisse preso in considerazione. Banalmente penso anche a Rudy Garcia, penso alla Roma di Rudy Garcia, quanto filo da torcere ci ha dato la Roma di Rudy Garcia, si avvicinavano intorno ai 90 punti pure loro. Quindi stiamo parlando di un allenatore, Rudy Garcia, e di una squadra, il Napoli, che in quegli anni lì ci hanno dato veramente filo da torcere, e vederli insieme, ripeto, è bizzarro, perché il nome di Rudy Garcia era un po' uscito dai radar ultimamente, però se Napoli, la piazza di Napoli, il direttore sportivo di Napoli sono andati in quella direzione lì da campione d'Italia, dopo scelte che anch'io l'anno scorso non comprendevo e che invece si sono rivelate giustissime, magari un motivo ci sarà. Oppure, dall'altra parte, magari puntavano altri nomi molto più importanti che non sono riusciti a trovare un incastro con quelli che potevano essere i progetti o banalmente gli ingaggi proposti da Napoli. Io queste cose non le so, però sicuramente Rudy Garcia è un nome bizzarro per questo momento storico del Napoli. L'ultima volta che l'abbiamo incontrato, purtroppo ci ha eliminato dalla Champions con il Lione. E tra l'altro c'era proprio Sarri in panchina. Vedete come poi si incastrano tutte queste cose, le panchine, le squadre, gli allenatori. Si incastra un po' tutto. E proprio di un altro giocatore ex Napoli voglio parlarvi oggi, perché nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra Juventus e Olympique Marsiglia per Arkadiusz Milik, che vi dicevo anche ieri ha parlato dal ritiro della nazionale
polacca dicendo che la sua volontà è quella di rimanere alla Juve, si è trovato molto bene alla Juve, Allegri lo vorrebbe trattenere alla Juve e infatti la Juve e l'Olympique stanno discutendo di questa cosa qui, e dato che inizialmente quei 7 milioni di riscatto non sono stati pagati, si sta cercando un prestito con magari un obbligo di riscatto, un prestito che magari può prevedere un milione e mezzo per il diritto, per il riscatto, e poi l'obbligo per andare a completare quei 7 milioni che diventa obbligo a seconda di determinate condizioni. Quello che accadrà nel campionato può essere il numero di presenze di Milik, può essere il piazzamento della Juventus, robe del genere. Quindi attenzione che la strada, la pista legata ad Arek Milik non è chiusa, anzi, e devo dire la verità, in questi giorni di incertezza totale sul fronte offensivo, dove Di Maria è andato via, di Chiesa parleremo dopo, di Vlahovic sappiamo tutti la situazione, io anche su Moise Kean ho qualche dubbio. Si parla di Sule e di Ling che potrebbero uscire. Milik sembrava forse il giocatore più sicuro del riscatto proprio per questi motivi qua, e invece siamo andati lontano. Tra l'altro, ripeto, io Milik a 7 milioni lo prendo tutta la vita, vedendo quello che ha fatto. Non deve essere per forza un titolare, ma è un giocatore che quando lo chiami in causa, bene o male il suo lo dà sempre, anche se oggettivamente nella seconda parte di stagione ha fatto abbastanza fatica. Attenzione che da Romeo Agresti ci arriva questa notizia. Alla Juventus è stato proposto Acuña come terzino sinistro, lo ricorderete bene, è un campione del mondo, dato che ha vinto il mondiale quest'anno con l'Argentina, ed è un giocatore che ci ha eliminato dall'Europa League col Siviglia. Io ero anche abbastanza contento dell'espulsione di Acuña perché contro di noi, perché così non si è giocato la finale, perché è un giocatore che non mi sta particolarmente simpatico, è un giocatore che credo abbia anche un carattere abbastanza fumantino, è un terzino sinistro comunque che potrebbe fare al caso nostro, perché noi terzini sinistri non ne abbiamo. Anche ieri vi parlavo di Kostic che potrebbe essere utilizzato come terzino, ma non credo, e quindi vediamo, dato che Alexandro si sta trattando per la rescissione. Acuña è un nome che mi lascia abbastanza perplesso, però prima di tutto bisogna capire come vuoi giocare, perché se vuoi giocare con i terzini allora Acuña può aver senso, se vuoi giocare 3-5-2 che cosa fai? Acuña e Kostic, e quindi hai due praticamente potenziali titolari, e Ealing quindi viene ceduto. Se giochi a 3 è difficile che tu debba andare a prendere un giocatore come Acuña, se giochi a 4 invece sì, allora poi però bisogna interrogarsi sul ruolo e sull'utilità di Kostic, che è un giocatore che in realtà secondo me quest'anno ha dimostrato di essere mica male. E la Gazzetta dello Sport questa mattina titola in prima pagina: Chiesa chiede 8 milioni per la Juve, un no. Tanto ieri sera Chiesa ha giocato, era in panchina nel primo tempo ed è entrato nella sfida tra Italia e Spagna, che io non ho visto, ho letto che Bonucci ha fatto molta molta fatica, non ho proprio visto niente sinceramente della nazionale, come vi dico da un po' di tempo a questa parte, mi importa relativamente poco, a maggior ragione in un momento in cui la Juve va così male, e Chiesa ha fatto parte di questa spedizione, e si parla di questa volontà di Chiesa di rimanere a Juve di fronte a un rinnovo di contratto a 8 milioni all'anno. Io devo dirvi la verità, sono abbastanza dubbioso di fronte a questa cosa. Poi per onestà, per dovere di cronaca, vi dico che ho cercato sul sito di Gazzetta, non ho trovato nessun articolo e ho visto soltanto il riquadro in prima pagina in basso in cui si parlava di questa cosa, quindi l'articolo non l'ho letto. Però io non credo che Chiesa abbia chiesto 8 milioni di euro all'anno, io non credo nemmeno che la Juventus possa aprire a questa opportunità, perché in questo momento 8 milioni di euro all'anno per la Juventus sono troppi soldi, e credo anche che Chiesa abbia ben chiaro in testa che in questo momento non è un giocatore da valere 8 milioni di euro all'anno. Poi se magari sono arrivate offerte a Chiesa su quell'ordine, su quell'importanza, su quel grado, fa benissimo a confrontarsi per capire anche la volontà della Juventus. Nel senso, mi è arrivata questa offerta da Liverpool, mi danno 8 milioni di euro all'anno, io comunque vorrei rimanere alla Juve se mi pareggiate l'offerta. Poi la Juve è libera di dire sì o no, però io la vedo anche mi sembra anche particolare, mi sembra anche bizzarro che Chiesa possa chiedere questa cifra. In questi giorni si sta parlando tanto di un addio di Chiesa e di un addio di Vlahovic. Potrebbero partire insieme? Sì, anche se lo ritengo abbastanza improbabile, però sì, potrebbero partire insieme. Almeno uno dei due secondo me uscirà. Secondo me più che Chiesa e Vlahovic, perché c'è la possibilità di monetizzarlo di più. Però è vero, è anche vero che se dall'altra parte davvero arrivano delle offerte direttamente all'entourage di Chiesa con delle cifre così alte, lui non è che fa bene a chiedere conferma a Juventus, fa benissimo, e poi ognuno è libero di fare le sue scelte, e poi si possono rifiutare anche gli 8 milioni di euro all'anno del Liverpool per rimanere a Juventus per amore. Però
sappiamo bene che queste sono cose che vanno un po' al di là del calcio moderno, si discostano abbastanza da quella che è la concezione di calcio di oggi. Quella è una concezione di calcio un po' più antica, un po' più romantica, che in questo momento fatico a vedere. Poi ovviamente Federico Chiesa potrebbe stupirci in positivo. Io faccio sempre un po' fatica a parlare di queste cose perché io sono anche un romantico del calcio, però capisco che quando si fanno i conti con i portafogli e con le ambizioni, il cuore c'è, però può andare anche da un'altra parte. E niente, questa è un po' la mia analisi. Fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. Abbiamo toccato 3-4 argomenti che secondo me sono interessanti, aprono diverse chiacchierate. Se nel pomeriggio salterà fuori qualcos'altro, lo discuteremo. Se no, ci vediamo direttamente domani. E nel caso, buon venerdì sera.